Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi porto sul canale la recensione di lei, la Dashcam A7VB, un prodotto davvero molto molto interessante, sì, perché è un kit davvero molto completo e abbiamo al suo interno tutto quello che ci serve per rendere più sicura la nostra auto. È un kit che si può adattare praticamente su tutte le auto, ci sono varie possibilità di connessione in base a quello che vogliamo avere noi e alla semplicità di connessione che vogliamo avere. Ovviamente più la connessione sarà complicata, più il risultato finale dell'impianto sarà ottimo, però possiamo fare anche una connessione più veloce solo perché magari ci serve in determinate situazioni avere una dashcam a bordo installata sulla nostra auto. Ma prima di vedere tutte le sue caratteristiche vi faccio vedere cosa c'è all'interno della confezione una volta che vi arriva a casa. Sfiliamo la parte con l'immagine della dashcam e abbiamo una scatoletta bianca dove al suo interno troviamo una scheda micro SD da 64 giga della Lexar, quindi abbiamo già la scheda micro SD all'interno della confezione, così che da non comprarne una in seguito siamo già pronti ad utilizzare questa dashcam così come ci arriva a casa, senza andare ad acquistare nient'altro. Quindi scheda da 64 giga inclusa in confezione, manuale di istruzioni molto dettagliato, anche se in lingua inglese, ma veramente vi spiega tutto con immagini, tutti i passaggi, il menu, cioè veramente molto molto semplice, anche se in lingua inglese, con le figure si capisce tutto quello che dobbiamo sapere riguardante questa dashcam. Dopodiché abbiamo sempre all'interno di questa confezione una scatoletta di cartone dove al suo interno abbiamo tutto, praticamente tutto quello che ci serve per andare ad installare questa dashcam. Partiamo dai cavetti di connessione a quella che è la scatola dei fusibili, quindi abbiamo la prima possibilità di connessione per alimentare la dashcam, che è la connessione alla scatola dei fusibili. Questa ovviamente è la connessione quella un po' più, se vogliamo, complicata, che magari è meglio far fare a un elettrauto secondo me, però se uno è un po' smanettone può farlo da solo, con tutte le varie possibilità di connessione alla scatola dei fusibili, che ci permetterà poi ovviamente di andare a collegare il cavo attraverso lo spinotto dedicato che arriva poi alla dashcam. Dopodiché abbiamo un'altra possibilità di connessione, questa qua è molto più semplice, è adatta praticamente a tutti, è un cavo dove al suo interno abbiamo la presa OBD. La presa OBD, per chi non lo sapesse, c'è praticamente su tutte le auto, è una presa dove si possono avere tante informazioni riguardante l'auto, ma è anche ovviamente una presa di alimentazione, quindi attraverso questa presa sarà possibile alimentare tramite il cavo e questa presa Type-C la nostra dashcam. Il cavo, come vedete, è molto molto lungo, quindi arriva praticamente dappertutto dove noi vogliamo lui arriva, e poi abbiamo questo pratico interruttore on off per andare a accendere e spegnere l'alimentazione alla dashcam, e poi abbiamo anche il suo biadesivo per andare a fissarlo dove vogliamo. Ovviamente andando a staccare questo spinotto da questa parte andremo a rimuovere l'adattatore OBD e potremo andare a collegare quello che vi dicevo prima, tutta la parte di quello che sono i connettori per la scatola dei fusibili, quindi potremo decidere di utilizzare questi cavi o lo spinotto OBD. Quindi queste sono tutte le varie possibilità. Ovviamente se volessimo possiamo anche andare ad utilizzare quello che è la presa USB della nostra auto o quello che è l'accendisigla della nostra auto, che sarà comunque sempre in grado di alimentare la nostra dashcam, anche se in confezione non abbiamo queste due possibilità, anche perché un cavo USB Type-C ce l'abbiamo tutti a casa, o se ci serve un cavo di una determinata lunghezza lo possiamo comunque acquistare su Amazon. Quindi questa è l'altra possibilità di connessione. Dopodiché abbiamo qua un altro sacchetto, al suo interno abbiamo una cam con un cavo molto molto lungo con un jack, sì, perché questa camera la potremo posizionare nella parte posteriore della nostra auto, quindi avremo un'inquadratura anche posteriore oltre che a quella frontale e a quella dell'interno dell'auto, come vedremo tra poco, sì, perché aggiungendo anche questa camera posteriore avremo tre camere in un'unica dashcam. Dopodiché abbiamo un ultimo sacchetto dove al suo interno abbiamo tante tante cose ancora, adesso ve le faccio vedere rapidamente. Abbiamo del velcro, abbiamo del biadesivo,
abbiamo un adattatore USB micro SD per utilizzare la micro SD all'interno del PC nel caso volessimo vedere appunto i file, anche se è possibile utilizzare il telefono con connessione WiFi per accedere alla dashcam e vedere cosa c'è all'interno della micro SD che abbiamo registrato. E poi qua vedete abbiamo anche questi accessori che servono per andare a far passare il cavo nei profili della nostra auto. Andando a sollevare appunto leggermente i profili potremmo far scorrere il cavo. Poi abbiamo i ganci biadesivi sempre per fissare il cavo, abbiamo veramente di tutto all'interno della confezione per andare a fissare e montare e installare appunto tutto l'impianto della nostra dashcam. Quindi questo è tutto quello che abbiamo a livello di accessori. E poi infine abbiamo lei, la 7VB. Come vedete è una dashcam molto interessante. Qua sotto abbiamo la parte che si snoda, qua abbiamo il display che ci farà vedere, oltre ovviamente a quello che sta inquadrando la dashcam, anche tutte le informazioni per quanto riguarda il menu. Qua abbiamo la piastra col biadesivo per fissarla al vetro della nostra auto, che possiamo ovviamente andare a fissare, e poi la dashcam possiamo rimuoverla quando vogliamo, mentre la piastra di fissaggio rimarrà attaccata al vetro della nostra auto. Quindi tutto questo ragazzi è davvero di ottima qualità per quanto riguarda le prestazioni. Le plastiche della dashcam non sono eccelse, secondo me sono una plastica non di altissimo livello, ma a livello di qualità di registrazione video, di prestazioni e di funzioni la trovo veramente molto completa. Come vi dicevo abbiamo una camera frontale più una camera posteriore che inquadrerà sempre l'interno della nostra auto. Ovviamente tutte le camere potranno essere attivate e disattivate, quindi potremo avere anche solo quella frontale, disattivare quella interna, possiamo fare quello che vogliamo. Dopodiché qua abbiamo una presa Type-C per l'alimentazione e qua abbiamo l'ingresso del jack per la camera che possiamo andare a installare posteriormente, ma non siamo obbligati ad installarla, possiamo utilizzare anche solo quella frontale, non siamo obbligati a utilizzare quella posteriore. Quindi questo è tutto quello che abbiamo all'interno di questa confezione. Lei, come vi ho detto, è una dashcam secondo me molto performante, che se io consiglio di registrare a 1080, così che siano video più fluidi, che siano video che vanno a occupare meno spazio, sì, perché lei comunque registra in loop a ciclo continuo. Al suo interno abbiamo anche un giroscopio che gli permette di riconoscere il movimento, cioè se la nostra auto è ferma in un parcheggio per esempio e inizia a muoversi perché uno apre la portiera, quindi l'auto si muove, o uno si siede in auto quindi l'auto scuote, inizierà a registrare perché l'auto ha ricevuto dei movimenti e il giroscopio gli ha riconosciuti. Tutto questo ovviamente per avere più informazioni riguardante la situazione di tutto quello che succede quando siamo in auto o quando la nostra auto è parcheggiata. Allora adesso andiamo a vedere da vicino il menu, che è molto completo, ci dà tante possibilità di personalizzazione. Qua sotto abbiamo l'interruttore per accendere la dashcam con un piccolo led che ci indica di essere stata avviata, poi abbiamo il tasto d'accensione qua che va ad avviare lo schermo. Ed ecco qua subito pronta la nostra dashcam. Ecco, vedete subito i riquadri separati, abbiamo un piccolo riquadrino che è la telecamera, quella posteriore, quella che andrebbe ad inquadrare l'interno dell'auto, mentre il riquadro più grande è quello che registra a livello frontale. Nella parte sotto abbiamo tutte le informazioni che poi verranno ovviamente registrate anche all'interno del video. Abbiamo anche i chilometri orari, sì, perché questo dispositivo ha il GPS ovviamente integrato che gli dà la possibilità di registrare anche la velocità a cui stiamo viaggiando. Quindi all'interno del video, come vedremo tra poco, abbiamo tutte le informazioni necessarie per qualsiasi situazione, in qualsiasi momento ci serva quel video per dimostrare qualcosa. Se vado a cliccare il tasto M entro nel menu, qua abbiamo tutte le informazioni. Vedete abbiamo WiFi che ci permette di usare lo smartphone e di accedere con lo smartphone alla dashcam e vedere quello che succede e quello che sta inquadrando la dashcam e quello che sta registrando, perché lei creerà una rete WiFi a cui potremo accedere con lo smartphone. Dopodiché con le frecce ci possiamo spostare in rotazione schermo, luce IR che è la luce che lei utilizza quando diventa buio, è consigliabile lasciarla, come vediamo se clicco su OK c'è acceso, spento auto, è consigliabile lasciarla su auto. Una cosa che non mi piace del menu è questo, vedete che sono tutte grigie con la scritta bianca e la voce che andiamo a selezionare ha un piccolo contornino a
azzurro, in questo caso auto. Ecco, questo non mi piace perché il contornino azzurro si vede davvero molto molto poco e si capisce poco qual è la voce che abbiamo selezionato. Io l'avrei fatto con un contorno rosso per esempio, o proprio far diventare blu tutto il tasto, così da capire realmente che abbiamo selezionato quella voce. Dopodiché torniamo indietro e continuiamo nel menu. Qua abbiamo la possibilità di dare la durata di registrazione di ogni video, praticamente ogni video può durare al massimo 3 minuti, dopodiché ne partirà subito un altro e così via, saranno tutti i video da 3 minuti registrati in loop. Potremo scegliere 2 minuti o 1 minuto. Torniamo indietro, andiamo avanti, abbiamo sensore G che sarebbe il giroscopio, come vi dicevo. Se io vado a cliccare ok, posso decidere quanto vogliamo che sia sensibile, basso, medio, alto o spento. Possiamo addirittura spegnerlo o lasciare attivato il giroscopio in modalità basso come ce l'ho io per avere una sensibilità minore. Tornando sempre indietro, la lingua ovviamente che va impostata perché di default non sarà in italiano, quindi andremo a selezionare la lingua italiana. Dopodiché abbiamo salva schermo, vabbè, tutte funzioni che non vi sto a far vedere, l'orologio, quindi impostare l'ora, la formattazione della scheda SD, dopodiché abbiamo ripristino per ripristinare il tutto, poi possiamo continuare cliccando ancora su M, entriamo nella seconda schermata, vedete che abbiamo GPS che ci dà le informazioni del segnale GPS, in questo caso sono in garage quindi praticamente non c'è segnale, quasi niente, poi come si esce ovviamente dal garage inizierà a ricevere tutti i segnali satellitari. Dopodiché applicazione velocità, qua abbiamo la possibilità di regolare la velocità, poi l'unità di misura della velocità, vedete chilometri orari, miglia o spento se non vogliamo vedere niente sul display. Dopodiché abbiamo fuso orario, ora legale. Queste sono tutte le impostazioni che abbiamo all'interno del menu. Una cosa che volevo farvi vedere che mi stavo dimenticando, anche se ve l'ho già accennata prima, che entrando nel menu, entrando in risoluzione, possiamo scegliere la risoluzione del nostro video. A questo punto direi di fissarla e di vedere la connessione con lo smartphone e di vedere come si comporta la telecamera posteriore. Perfetto, come vedete ho attaccato la piastra di fissaggio della dashcam, quindi basta andare a spingere per agganciarla e voilà, ho la mia dashcam pronta per essere utilizzata. Per quanto riguarda il campo visivo, ha un campo visivo di 170 gradi e ovviamente in base al tipo di collegamento che andrete a fare, questo mi sono dimenticato di dirvelo all'inizio, cambierà l'utilizzo che andremo a fare, perché se andremo a collegare lei direttamente alla connessione dell'alimentazione della nostra auto, quindi sarà sempre alimentata, allora potrà registrare 24 ore al giorno a ciclo continuo, mentre se facciamo un collegamento come abbiamo detto veloce, che andremo a collegare direttamente alla presa USB della nostra auto, all'accendisigari della nostra auto, lì avremo l'alimentazione solo quando la nostra auto è in movimento o comunque è accesa. Quindi detto questo, una volta fissata, come vi ho detto, abbiamo la possibilità di avere tutte le inquadrature necessarie. Quella che state vedendo adesso è l'inquadratura frontale interna dell'auto, vedete la qualità delle immagini, secondo me davvero davvero buone, soprattutto molto stabili, e anche tutti i dati, vedete sotto ovviamente la data, il giorno, l'ora, e poi abbiamo la velocità, perché lei con il GPS riesce a capire anche a quanta velocità stiamo andando, quindi abbiamo veramente molte molte informazioni. E come vi dicevo prima, abbiamo la possibilità di accedere tramite lo smartphone e vedere cosa sta inquadrando la telecamera e accedere ai file della telecamera senza dover per forza tirare fuori la micro SD per inserirla in un PC. Quindi basterà andare a fare l'abbinamento wifi tra il telefono e la dashcam. Una volta trovata la rete creata dalla dashcam e esserci abbinati inserendo la password che di default è 123456678, siamo subito connessi e operativi. Basterà a questo punto scaricare ed utilizzare l'applicazione TSCam disponibile sia per iOS che per Android, andare a fare connetti, quindi andremo a connetterci e voilà, vedete che ho subito disponibile quello che sta inquadrando in questo momento la mia dashcam, in questo caso ovviamente il mio garage. Possiamo andare ad interrompere cliccando su pausa
la registrazione, cliccando su play andremo a farla continuare, dopodiché possiamo andare a selezionare anche le inquadrature. Adesso vedete che ho accesso a quello che è la camera interna dell'auto, quindi non più quella frontale. Se invece vado a cliccare ancora sul tastino che ho qua a sinistra sotto all'inquadratura, vedete che adesso sono ritornato alla schermata del garage. Posso andare a scattare anche una foto cliccando ovviamente sul simbolo della foto, e intanto continuerà comunque a registrare in loop. Posso andare a mettere a tutto schermo o posso farlo ritornare ovviamente a schermo ridotto. Posso accedere direttamente alla micro SD cliccando su recorder storage, e vedete che posso andare a vedere tutto quello che ho registrato all'interno della mia micro SD. Qua abbiamo tre tipi di visualizzazione: abbiamo videos, che sono praticamente tutti i video dell'auto, mentre images parking è quando secondo la dashcam c'è un'emergenza, quindi non è più una registrazione a ciclo continuo senza un motivo reale, ma solo quando c'è un'emergenza, tipo quando l'auto è parcheggiata magari, quindi è stata mossa o tutte queste cose. Dopodiché abbiamo foto, che ci fa vedere ovviamente le foto che abbiamo scattato poco fa, e a questo punto come ultima cosa direi di provare a collegare la telecamera posteriore per vedere cosa succede qua all'interno del nostro display e di come apparirà un altro rettangolino con la telecamera posteriore. Sì, perché poi all'interno di tutte le cartelle della micro SD avremo le varie possibilità di visualizzazione, nel senso che avremo una cartella video dove al suo interno avremo video A, che saranno le inquadrature frontali. Poi le stesse momento di registrazione avremo video B, che sarebbe la registrazione identica avvenuta nello stesso momento ma con la telecamera interna dell'auto. Poi dopodiché avremo una cartella C, che sarà la telecamera posteriore, sempre però con la stessa dicitura iniziale del video tranne la lettera finale, che sarà A, B o C in base alla telecamera che sta inquadrando. Quindi adesso direi di provare a collegare la telecamera posteriore. Ok, vedete che ho collegato tramite il jack la telecamera posteriore, e adesso abbiamo due riquadrini, quindi abbiamo questo che è l'inquadratura frontale, questa che è l'inquadratura interna dell'auto e questa che è l'inquadratura posteriore. Quindi abbiamo tutte le inquadrature delle camere che abbiamo all'interno della nostra auto, anzi anche all'esterno, perché una camera è posteriore. Per farvi vedere che anche questa sta funzionando in maniera corretta, adesso scendo e vado a farmi inquadrare. Vado ed eccomi qua, sono io, mi vedete? Anche qua abbiamo una telecamera in HD, quindi ad alta risoluzione, e direi davvero molto molto notevole. Adesso torno in auto che fa un po' più fresco perché c'è l'aria condizionata accesa e giù si muore dal caldo. Poi una volta che siamo in questa schermata abbiamo la possibilità di avere la telecamera che vogliamo con l'inquadratura più grande. Se vado a cliccare con il tasto qua sulla destra a frecciolina, vedete, adesso ho solo la telecamera frontale. Se clicco ancora ho la telecamera frontale e quella posteriore, non ho più quella all'interno dell'auto. Se clicco qua ho solo quella posteriore, se clicco qua ho solo quella interna, se clicco qua ho solo quella frontale e quella interna, se vado a ricliccare ho quella frontale, quella interna e quella posteriore. Quindi abbiamo disponibili tutte le telecamere con le varie modalità di inquadratura, quale vogliamo avere con l'inquadratura principale. Ovviamente anche dallo smartphone potremo accedere alla terza telecamera in questo momento, perché abbiamo anche quella posteriore. Quindi ragazzi, avete visto che spettacolo che è questa dashcam A7VB, e un altro lato sicuramente interessante che ho aspettato fino adesso a dirvi è il prezzo. Sì, perché questa dashcam è venduta a circa 130 euro. Poi se riesco a ottenere dei coupon sconto, che vi lascio qua sotto in descrizione nel caso riesca ad ottenerli, oltre al link di lei che trovate sempre qua sotto in descrizione, ragazzi, potreste magari abbassare ulteriormente il prezzo. Ma 130 euro per un kit così completo secondo me è tanta tanta roba. Quindi qua sotto ragazzi buttateci un occhio, perché trovate comunque il link d'acquisto di lei e in più magari anche un coupon sconto per abbassare ulteriormente il prezzo, che sicuramente è già molto molto interessante. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui vi ho portato questa dashcam A7VB per rendere più sicura la vostra auto l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler,
trailer dei prodotti, compresa l'era, arrivate degli piccoli spoiler, e sempre su Instagram trovate molti reel riguardanti la simulazione di guida, quindi vi invito a seguirmi su Instagram. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, anche di lei ovviamente la troverete nel mio canale Telegram Offerte, oltre che qua sotto in descrizione, con i vari coupon sconto se riesco ad ottenerli. E nel caso foste interessati, seguitemi anche sul mio canale Usati Poco da un nerd e mezzo, sì, perché lì posto tantissimi prodotti che non posso tenere per me perché non so più dove metterli, perché magari sono prodotti comunque magari doppi, tripli, quadrupli, sono praticamente magari prodotti simili tra di loro, quindi lì li trovate a prezzi veramente scontatissimi e anche lei potreste trovarla lì. Quindi vi invito a seguirmi anche sul mio canale Telegram Usati Poco da un nerd e mezzo. Ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. Ciao e al prossimo video!